Cari amici di Viva la Moto, ben ritrovati, un saluto da Duccio. Oggi sono in sella alla nuova Suzuki Hayabusa. Andiamola a scoprire insieme. Sigla! Eccoci insieme alla nostra protagonista, la nuova Suzuki Hayabusa, che giunge alla terza generazione. Sono passati 22 anni da quel 1999, dove la prima Hayabusa fece davvero scalpore per una velocità massima esagerata, superiore addirittura ai 310 km all'ora. Oggi un gentleman agreement fra le case giapponesi ne limita, per così dire, la velocità a 299 km orari. Una moto che, nonostante le forme ricordino proprio la prima e la seconda generazione, quindi radici davvero molto profonde per questa busa, è stata migliorata sotto ogni comparto. Il motore ricalca cilindrata e architettura della seconda generazione, 1340cc, quadricilindrico fronte marcia bialbero, 16 valvole ovviamente, raffreddato a liquido. Qui raggiunge l'omologazione Euro 5, ma è stato davvero migliorato in quasi tutte le componenti interne. Solo per citarne alcune, sono nuovi l'albero motore, le bielle, i pistoni, il diagramma di distribuzione, i corpi farfallati adesso sono da 43 mm, un millimetro più piccoli della precedente versione, proprio perché Suzuki ha voluto donare ancora più consistenza ai medio bassi e ai medi regimi. Più coppia, più potenza, si perde un pochino in alto, la potenza massima è di 190 cavalli, che sono comunque tantissimi, a 9700 giri, 7 in meno della seconda generazione, la coppia veramente monster, 150 newton per metro a 7000 giri. Come dicevamo, è un motore omologato Euro 5. Il lavoro che è stato fatto sul sistema di scarico e sui silenziatori ha permesso tra l'altro di perdere 2 kg nella parte posteriore della moto, a tutto vantaggio dell'accentramento delle masse, donato anche da un telaietto reggisella scomponibile, qui più leggero, di 700 grammi. E a proposito di ciclistica, telaio doppio travi in alluminio, ben coperto dalla carenatura, davvero travi molto molto imponenti, completato al posteriore da un forcellone bibraccio con capriate di rinforzo sempre in alluminio. Reparto sospensioni sono firmate da Kayaba e sono completamente regolabili. All'anteriore forcella upside down con steli da 43 mm di diametro, mentre dietro il monoammortizzatore agisce sul forcellone attraverso un cinematismo progressivo. Impianto frenante al top, all'anteriore spiccano i due dischi semiflottanti da 320 mm morsi da pinze Brembo Stilema a 4 pistoncini ed attacco radiale. Pneumatici di primo equipaggiamento, specificatamente ingegnerizzati da Bridgestone per la nostra Hayabusa, sono i Batlax Hypersport S22 nella misura canonica per l'anteriore 120-70, mentre al posteriore non troviamo un 200 come di consuetudine sulle sportive attuali, ma un più piccolo, per così dire 190-50. Questo ci potrebbe far pensare che Suzuki abbia comunque voluto premiare anche l'agilità su una moto con una vocazione velocistica assolutamente nel suo DNA. L'elettronica fa davvero un passo importante rispetto alla generazione precedente. Qui viene introdotta anche la piattaforma inerziale di Bosch, porta ovviamente in dote il cornering ABS, abbiamo traction control, wheeling control, 3 power mod, l'engine brake control, il quick shifter bidirezionale di serie, il launch control su 3 livelli, il cruise control e l'e-load control. E allora, visto che il 4 cilindri è caldo, cosa ne dite di sentire un po' la sua voce? Beh, però forse qui è il caso di cambiare un po' la frase d'ingresso, e allora fiato ai tromboni Turchetti! A godere e a scoprire nel misto in autostrada e in città. Posizione di guida, figlia evidentemente di uno studio aerodinamico molto approfondito. Il primo dato che ce lo lascia intuire è l'altezza della sella,
più bassa rispetto ad altre sportive. Qui ce l'abbiamo 800 mm che, unita alle pedane rialzate e diciamo tendenzialmente appena arretrate, determinano una distanza ridotta tra piano di seduta e pedane. Quindi il disegno della piega delle ginocchia è molto accentuato. Devo dire che per fortuna comunque arriviamo a fine giornata senza particolari disturbi per gli arti inferiori. Il manubrio è più stretto rispetto alle sportive attuali, mi viene anche qui in mente per migliorare la penetrazione aerodinamica, alle estremità giustamente rivolte verso di noi, quindi lo impugniamo in maniera molto facile, decisamente ergonomica. È stato avvicinato alla sella di oltre un centimetro, nonostante questo rimane comunque superiore alla media appunto questa distanza, quindi guidiamo la nostra Hayabusa con il busto inclinato e con un peso che inevitabilmente in parte grava anche su polsi e avambracci. Funziona benissimo quando siamo in carena, così come quando guidiamo in maniera più sportiva la nostra Hayabusa. Quando invece siamo in una guida di tipo cruising in surplus, sarà necessario dopo qualche minuto sgranchire un pochino le mani per migliorare l'afflusso di sangue. Tra le curve con la nostra Hayabusa, devo dire la verità, un comportamento bellissimo, una dinamica molto molto facile, tanta agilità, rispetto soprattutto a quello che ti potresti immaginare guardando i suoi volumi così opulenti, ma soprattutto una moto che si lascia condurre senza adottare una guida fisica, nonostante sulla bilancia il peso in ordine di marcia arrivi a 264 kg. Vero è che questa misurazione viene fatta col 90% del serbatoio pieno e qui di litri ce ne entrano 20, ma appunto non è sicuramente la sportiva più leggera sul mercato, ma è altrettanto vero come per farla scendere giù in piega, ecco qua, il gioco è fatto, basta appena portare un lieve contrasto al manubrio, si guida davvero con le braccia e lei boom scende giù, rimane imperturbabile in piega qualsiasi sia lo stato dell'asfalto, anche se ci sono delle crepe importanti, degli scalini, non si muove di un millimetro, tanta l'agilità, ma dicevo anche a maggior ragione altissima la stabilità centrocurva, evidentemente frutto anche di un interasse intelligente. 1480 mm, non è tanto in assoluto, vedendo la Hayabusa da ferma ti potresti immaginare un interasse decisamente maggiore, ma invece la scelta di Suzuki secondo me è stata molto furba, 190 dietro, interasse 1480 e un avantreno sulla carta molto molto veloce, se pensiamo ai 23 gradi di inclinazione del canotto di sterzo e un'avancorsa di soli 90 mm. Si potrebbe allora pensare di avere un avantreno magari chissà nervoso, nulla di tutto questo, risponde fedelissimo ai comandi, è sempre prevedibile e poi in combine con la forcella Hayabusa, ragazzi, strepitosa, fantastica, tantissima tantissima scorrevolezza, una progressività che te ne innamori dalle prime curve, perché ecco adesso vi faccio vedere in inserimento, in staccata fonda sì ma senza esagerazione, e poi ecco sull'asfalto rovinato rimane imperturbabile, assorbe tantissimo ma al tempo stesso, rimanendo più sostenuta nella seconda fase di escursione, riesce sempre a trasmettere il lavoro degli pneumatici Bridgestone, che peraltro hanno anche un tempo di warm up limitatissimo e assecondano alla grande le esigenze di questa ciclistica. Dietro il lavoro del mono, evidentemente coadiuvato alla grande dal leveraggio progressivo, è encomiabile, anche lui doti di filtraggio elevatissime, sembra veramente di essere a bordo di un crossover, non voglio dirvi di una maxi enduro, ma da questo punto di vista abbiamo una resa in termini di comfort elevata, ma al tempo stesso ecco, nelle ripartenze non si schiaccia mai troppo, ovvio è una taratura stradale che mi sta piacendo davvero tanto, evidentemente per esprimersi al meglio tra i cordoli immagino
sarà opportuno intervenire sulle numerose regolazioni per renderla ovviamente un pochino più rigida, ma su strada dà tantissimo feedback, dà tanta sicurezza, aiuta veramente ad andare veloce con il minimo sforzo, avendo tutto sotto controllo. In uscita non occorre neanche spalmarsi sul serbatoio per mantenere l'avantreno bello incollato a terra, perché questa è una moto davvero che di sua natura lì rimane a prescindere dall'intervento dell'anti-wheeling, e quindi qua passo al motore, un 4 cilindri entusiasmante. Su strada, permettetemi, è inutile insistere a raccontare le sue prestazioni assolute, perché davvero dovremmo essere piuttosto incoscienti, non soltanto perché superiamo in un attimo i limiti, ma perché veramente metteremo a repentaglio la nostra incolumità e anche quella degli altri. Ovviamente piace il suo atteggiamento ipergeneroso, inizia a tirare già convinto dai 2000, ma è dai 4000 che spinge come un toro a qualsiasi rapporto. E il bello è che la dolcezza anche nel ride mode A, quello più appuntito che sto utilizzando, è sempre massima. Si agisce sulla manetta, la risposta assomiglia molto, molto diretta come quella di un tradizionale comando a cavo, ma devo anche dire che è sufficientemente morbida nelle prime fasi di rotazione dell'acceleratore. Più in alto c'è un ulteriore invigorimento intorno ai 6000, ma vi dico, è inutile, è meglio cambiare rapporto tra le curve, soprattutto quando ci sono curve cieche come questa e la strada è stretta e anche un po' malconcia, e goderci questa schiena pazzesca. Suzuki l'aveva promesso sulla scheda tecnica e devo dire che la spinta c'è, e come, il rischio è quello di dimenticarsi di usare il cambio, di fare tutto in terza o quarta marcia, ma qui il cambio è dotato di quick shifter, quindi un'occasione in più per incrementare il piacere di guida ce l'abbiamo. Come no, un cambio che si è dimostrato molto molto veloce, molto preciso, chiede però uno sforzo alla leva un pochino superiore alla norma. Impianto frenante eccellente, le stilema di Brembo una volta di più si lasciano apprezzare per la morbidezza all'attacco, la modulabilità, veramente due doti esemplari. La potenza, ragazzi, su strada neanche ve lo dico che è ridondante, gestiamo tutto con un solo dito alla leva di destra, e piace poter sfruttare proprio le doti di morbidezza di questo impianto per continuare la frenata fino in ingresso curva, fare accucciare così la nostra Yabusa. Eccoci qua, sì, aiutiamola in questo caso anche con un po' di guida di corpo, così ci raccontiamo tutto in maniera più naturale. Di nuovo qua, tolgo i freni adesso e di nuovo pinzata, li tolgo adesso. Ragazzi, l'asfalto è bello lucidino, eh? Questo cosa ci dimostra? Che c'è tantissima interazione tra i freni e questa forcella incredibile, la geometria dell'avantreno, davvero è un dialogo continuo, proprio piace anche per il profilo giustamente arrotondato di queste Bridgestone, per il grip che comunque dimostrano anche al posteriore, perché ragazzi, se riprendiamo il gas ancora a moto piegata, l'elettronica per quanto sia molto dolce, ma spesso non viene neanche chiamata in gioco proprio in virtù evidentemente delle doti di trazione meccanica, della morbidezza, per quanto già vi ho detto, del mono al posteriore. No, mi dovete credere, una moto sorprendente tra le curve. A 130 all'ora in autostrada il 4 cilindri borbotta Sornione a circa 4200 giri, nessuna vibrazione, davvero ottima l'equilibratura, bella la protezione aerodinamica, arti inferiori protetti alla grande, tra l'altro un buon appiglio viene offerto dalle belle sfasature del serbatoio, ma per ottenere il massimo ovviamente dobbiamo entrare proprio in questa capsula offerta dal bellissimo cupolino. Allora accucciamoci, io credo che forse anche a livello audio sentiremo il beneficio di essere davvero protetti completamente, sentiamo proprio l'aria scivolare appena sulla parte superiore nel casco, nessuna turbolenza. Prova di ripresa dei 90 all'ora in sesta, regime di attacco 3000, via, ruotiamo, mamma che spinta,
Che spinta pazzesca, l'avete vista? Addirittura abbiamo leggermente sforato il limite. Una grinta del 4 cilindri, già ai regimi medio-bassi, che davvero mantiene la promessa sulla carta di Suzuki di aver rinvigorito questo motore proprio lì. La mettiamo alla prova di queste traverse del viadotto. Bellissima la seconda, incassata alla grande. Ragazzi, stabilità nemmeno a dirlo, non si muove di un millimetro, non dobbiamo assolutamente agire sul manubrio. Lavoro delle sospensioni eccellente in termini di assorbimento, davvero scorrevolissime, bello poi il sostegno nella seconda parte e quindi anche tanto comfort. Kayaba promosse. Ed eccoci in città, classicissima sosta semaforo qui in piazza di Ponte Milvio. Vediamo come ce la caviamo con la sella a 820 mm da terra. Devo dire, l'appoggio è ottimo, vedete, molto molto flesse anche le ginocchia, direi situazione ideale, perché i 260 kg e più di peso in ordine di marcia è sempre bene gestirli con la massima sicurezza. Quindi manovre da fermo, ragazzi, sempre in sella. Semaforo verde, ripartiamo. Morbidissima la frizione, molto modulabile, uno sforzo alla leva è assistita ovviamente, che è proprio di una lightweight, magari di una 125, non certo di un 1300 con questa birra. Vediamo lo zig zag tra le auto. Beh, vabbè, dai, diciamo che, guardate, non ho messo il piede a terra, tutto sommato l'angolo di sterzo è sufficiente, assolutamente. Attenzione sempre, perché a velocità minime l'equilibrio è difficile da mantenere, però a onor del vero avete visto che ce l'abbiamo fatta. Rampa di Ponte Milvio, vediamo un po'. Allora, dunque, 50 all'ora in quarta, mettiamo la quinta col quick shifter, sesta, guardate, 1500 giri, 1600 alla grande, ruotiamo. Se va, davvero, ovviamente vi dico, qualche piccola vibrazione ce l'abbiamo avuto, perché ovviamente lo stiamo strapazzando in sesta a questi regimi, ma avete visto anche come la sua volontà di incrementare il regime di rotazione ci sia, e come decelerazione in città fantastica, fra l'altro guardate, sto scalando, quindi quick shifter alla grande, devo dire, in scalata anche sotto coppia. Ovviamente dobbiamo solo avere l'accortezza di imprimere un po' più di forza, ma il gioco è fatto. E allora, rotonda, più o meno 12-13 km orari, la moto rimane sempre molto neutra, non tende a chiudere di sterzo, guardate, potrei lasciare il manubrio addirittura, lo vedete? Beh, vabbè, lo faccio solo per accentuare l'impressione di equilibrio, che è davvero netta. Quindi complimenti ai progettisti che hanno reso questa Yabusa comunque facile anche alle basse velocità. Comparto sospensioni si mantengono anche in città su livelli ottimi, se non eccellenti, a livello di assorbimento delle asperità, anche quelle più cattive, anche gli scalini più netti, addirittura possiamo infilarci su una buca e tutto sommato non è necessario alzarsi sulla sella per evitare il contraccolpo. Guardate, come in questo caso, davvero copiano praticamente tutto. Gli specchietti sono molto avanzati, bisogna perdere un po' di tempo per regolarli al meglio, però devo dire che tutto sommato la parte riflessa dei nostri avambracci è limitata, sarà più o meno il 25% del campo totale nella parte ovviamente interna, quindi restituiscono una buona immagine relativamente ampia di ciò che accade dietro di noi. Ennesima sosta semaforo per parlarvi del caldo, lo avverto soprattutto all'altezza del polpaccio destro e appena sul sottocoscia destro. Oggi è una bellissima giornata di primavera, sono 24 gradi, devo dire nulla di fastidioso, però il test andrebbe in effetti ripetuto nelle torride giornate estive. Ride mode in città, da qualche chilometro sto usando il B, prima ho usato l'A, sono tutte e due full power, il C vi dico invece è quello con potenza limitata, ma non lo userò perché già non avevo necessità di usare il B, visto che con l'A anche nelle frequenti ripartenze
urbane mi trovavo benissimo. Devo dire, il B sicuramente si può guidare questa Yabusa con ancora più rilassatezza, perché la risposta del motore è leggermente più stemperata. Ma quasi non vi parlavo del cambio in città. Allora, devo dire che è talmente bella la spinta lineare fin dai bassissimi regimi di questo 4 cilindri che è un piacere condurlo. Guardate, sono già in quarta, neanche a farla apposta, con le marce lunghe anche alle andature tipiche ovviamente della città. Il suggerimento è quello di usare la frizione, perché sotto coppia, se usiamo la frizione, avremo un comando veloce, davvero poco contrastato, anzi per nulla. Non dico che sia morbido, però non è contrastato ed è precisissimo. Per metterla nel nostro box, beh, sarà sufficiente staccare un assegno di 19.390 euro. Sì, una cifra importante, ma giustificata veramente in questo caso dal blasone, dal mito di questa Busa, dalle qualità di spinta del motore, dalla bellissima ciclistica ed elettronica allo stato dell'arte. Ragazzi, vi saluto, vi ringrazio come sempre per i vostri commenti, per il vostro supporto. Se ovviamente vi è piaciuta lei e magari vi è piaciuto anche il video e volete mettere un bel like, come sempre siete i benvenuti. Se ancora non siete iscritti al canale YouTube di Viva la Moto, cosa aspettate a farlo? E attivate anche di lon la campanellina delle notifiche per rimanere sempre connessi. Per oggi è davvero tutto, ci vediamo al prossimo test ride. Ciao!